Intorno al 200 d.C. regna un sovrano che si chiama Settimio Severo. È un africano di Leptis Magna. E a Leptis Magna, che è una città ancora molto cartaginese, cioè una città tutta sporca, tutta irregolare, Settimio Severo costruisce un grandioso foro. Sarebbe stato bene parlarne come ennesimo foro imperiale, ma il salto di epoca era un pochino troppo. E allora, che cosa vediamo? La prima cosa è un espediente. Avendo due diversi orientamenti, questo di una strada che ha questo andamento e quest'altro della zona dove è stato ricavato il tempio, un po' alla maniera del foro d'Augusto, vedete i porticati, creano addirittura i due agiporti sui lati, con una fila di botteghe intermedie. Non si capisce bene, ecco la porticus absidata che avevamo visto già nel foro di Nerva, nasconde il disassamento tra foro e basilica. Ma la cosa più importante, dato che domani parleremo del paleocristiano, cioè della nascita dell'architettura ecclesiastica, è che per la prima volta noi troviamo lo spazio basilicale con le absidi unite. Se vi ricordate, la basilica Ulpia aveva le colonne che giocavano, per cui le absidi erano separate da un doppio diaframma di colonne. Qui invece, con Settimio Severo, troviamo un unico vano con due grandiosi absidi che per la prima volta fanno parte di questo spazio civile. L'avevamo già visto nei palazzi imperiali, ma mai in uno spazio pubblico. Notate peraltro l'andamento delle scale come del Pantheon, cioè le scale così a triangolo inserite tra la curva di un'abside e uno spazio rettilineo. Quindi, in una grande città africana si notano queste novità. Io pure ho una Purtroppo, cioè, la basilica è abbastanza in buone condizioni, è stata molto spogliata in tempi della dominazione araba per costruire la moschea di Kairouan, hanno preso gran parte delle colonne. Però si vede, si percepisce che l'abside, con una stranissima decorazione mai vista prima e mai vista dopo, oltretutto, eccola qui, entra a far parte dello spazio della navata. Notate questo grandioso salone che aveva due terminazioni absidate, con le gallerie superiori percorribili, il soffitto piano a cassettoni. Uno spazio unitario, notate, dicevo, questa stranissima sistemazione che se non ce l'avessimo non potremmo inventarcela mai, con il doppio ordine e poi due colonne altissime, completamente fuori modulo, come peraltro nello stesso momento, troviamo a Bosra, in Siria, e dalla Siria veniva Giulia Donna, moglie di Settimio Severo, per cui sono le province orientali dell'impero che nel III secolo prenderanno il sopravvento. Ed eccoci a uno dei monumenti più belli di Roma e anche dei più dimenticati, perché oggi sta in una strada che corre lungo la ferrovia, lo si vede arrivando a Roma in treno, ha un nome di comodo, si chiama l'Infeo di Minerva Medica, ma molto probabilmente è una sala del trono, probabilmente di un palazzo suburbano, cioè uno di questi palazzi con giardino, si chiama in quella zona, era occupata dagli orti vicinani, cioè gli orti vicini a Gallieno. Oggi è via Giolitti e binario della stazione Terni vicino a Porta Maggiore. È aperto così, lo si vede in mezzo alla strada, c'è una sola differenza, la cupola è crollata nel 1827, per cui questa cupola è rimasta in piedi per circa, dunque, diciamo 250 dopo Cristo, 1827, 1600 anni, tanto per di 1575 anni, senza manutenzione. Come è fatta questa cupola? Guardatela un po', che struttura ha. Vederla semicrollata è utile proprio perché vediamo lo scheletro,
si chiama cupola a costoloni o cupola nervata, se volete. Cioè, l'idea è molto semplice: se voi vi toccate, scoprirete che il corpo è composto da una struttura portante e una struttura portata. La struttura portante in questo caso è costituita da costoloni di mattoni che sono costruiti prima. Perché? Perché costruire il ponteggio per una struttura a costoloni è facile, pesa niente. Quando io ho già i costoloni è facilissimo essere in mezzo alla rottura, perché basta fare piccoli ponteggi a sbalzo. Inoltre, se cede una parte dell'edificio, cade il costolone relativo, ma il resto resta in piedi. La lezione di giovedì sul Bizantino sarà tutta di cupola costoloni, tra cui Santa Sofia. Perciò Minerva Medica è un monumento da conoscere assolutamente. Intanto guardate la pianta, interessantissima. Noi non sappiamo come fosse il resto del palazzo, ma di sicuro in una prima fase la pianta è questa, è un decagono con un ingresso e di fronte un abside. Questo l'ottavo lo permette male, invece il decagono lo permette benissimo. La figura geometrica originaria, come la Domus Aurea e come il vestibolo di Villa Adriana, è ridotta solo agli spigoli. Le pareti sono state tutte spinte verso l'esterno, basterebbe chiuderlo con un muro e avrei una sorta di panteo, e quindi questo edificio era talmente gracile che fu puntellato di qua, e poi gli furono aggiunte due grandi ali a destra e a sinistra per contenerlo. Se io vi togliessi questi spazi avrei già Santa Sofia, ma lo vedremo giovedì. Quindi, per bloccare questo edificio, la cupola, nonostante tutto, spingeva troppo, si è creato un complesso poco conosciuto, molto mal ridotto, in cui qui avevamo tutte statue e fontane, per cui torniamo all'idea della Cenazio Dionis, che è un vano con due vani accessori, come il triclinio di Villa Adriana, con fontane e statue. Perché dico una sala del trono? Perché qui mettiamo tutti i triclini e sono i luoghi di ricevimento. Vedremo più tardi che a Costantinopoli, il palazzo dell'imperatore, allaterato il palazzo del Papa, come sala principale aveva il cosiddetto triclinio degli Enne Apulita, i 9 triclini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Questo è probabilmente l'antenato di tutte le sale del trono più importanti del Medioevo. La sezione completata è molto meno scenografica, se vogliamo, di quello che potremmo immaginare da una pianta del genere, ma quello che veramente è straordinario di questi vani è che quando ci si sta dentro si sente la cupola, ma non si percepisce l'immediato confine del vano, perché si intravede qui lo spigolo, ma poi l'occhio è attratto dai mosaici, perché era tutto rivestito di mosaico ovviamente, che scintillano in profondità sempre maggiori. Ed ecco un'altra cosa interessantissima: le nervature sono diverse a seconda di dove cadono, sono rinforzate rispetto ai pilastri più isolati e semplici invece dove la struttura sottostante evidentemente dava più affidamento, una progettazione ad hoc. Tenete presente che queste finestre sono state poi occluse perché originariamente servivano solo per gli operai del cantiere per passare dentro e fuori senza scendere e risalire. Questo accade anche nella cupola di San Pietro, che è tutta fatta studiando Minerva Medica. Così la vediamo in un dipinto di Raffaello, quindi vedete che era quasi completa nel 500, poi man mano, non essendoci nessun tipo di manutenzione, crolleranno le cappe portate dai costoloni e poi solo nel 1827 cadranno i costoloni stessi. Questa è l'immagine appunto più ricca, più prospera di Minerva Medica, dove però purtroppo si stanno perdendo completamente le cappe e ben presto collasserà anche il punto di giuntura dei costoloni. Eccola, così era Roma quando qui ancora non passavano i treni di Termini, e così sostanzialmente Minerva Medica è arrivata ancora oggi, quando almeno qualcuno che se ne prende cura c'è.
Siamo ancora più tardi, intorno al 280-290 d.C., accade una cosa che dovete sapere. Il sistema di governo a Roma cambia, nasce la tetrarchia. L'impero è ancora uno, ma comandano in quattro. Due Augusti e due Cesari, per cui ci sono anche quattro capitali. Roma è la capitale dell'Augusto d'Occidente, il Cesare sta a Treviri, Trier, in Germania, lo vedremo domani, oppure può stare anche a Milano, a seconda delle necessità. A Oriente, l'Augusto sta a Spalato, poi si trasferirà a Costantinopoli, e invece il Cesare sta a Tessalonica, che sarebbe l'attuale San Vito. Diocleziano, che è quello che inventa la tetrarchia, un altro soldato che organizza questo impero che fa da tutte le parti, deve ricostruire Roma perché Roma era stata devastata da uno spaventoso incendio nel 283. Una delle cose più vistose è la ricostruzione della Curia, la sede del Senato. Nessun pregio artistico, ma una grandiosa mole quasi pubblica all'interno del Foro Romano. Inutile dirvi che Diocleziano costruirà anche le famosissime terme, che ancora oggi sono così facilmente visibili. Qui invece, perché Galerio? Abbiamo messo qui. Galerio a Tessalonica costruisce un centro direzionale intorno all'ippodromo. L'ippodromo, come Roma Circo Massimo, è il luogo dove può confluire la massima parte di popolazione, qualche volta centinaia di migliaia di persone, come al Circo Massimo, e dove l'imperatore si mostra al pubblico. Per cui nasce questo obbligo, dato che il Circo Massimo sta sotto il Palazzo Imperiale a Roma, dovunque, a Costantinopoli, a Tessalonica, eccetera, il Palazzo Imperiale, il mausoleo dell'imperatore, stanno attaccati all'ippodromo. Vedete? Qui il mausoleo addirittura sta proprio sul diretto allineamento dell'ippodromo. Questi sono dettagli del Palazzo Imperiale di Tessalonica, dove si riconosce ancora l'impianto della Domus, quella che sarà la Cultis, la corte, e poi invece un santuario come a Spalato dedicato a Zeus. Il mausoleo viene fatto all'esterno. Ecco Spalato. Spalato presenta ancora il nome originario, Ispalatium, il palazzo di Diocleziano, che sceglie il porto migliore della Dalmazia. Venezia non esisteva a quell'epoca, era poi troppo lontana. Quindi a Spalato viene costruito questo castellum. Si tratta di un castrum, un accampamento militare, quindi presenta le divisioni tipiche, vedete? Come un accampamento, quadrato, con torri, e questa sarà la matrice dei più importanti castelli federiciani. Ne riparleremo quando parleremo di Federico II, verso la fine del nostro programma. Cioè, il castello regolare non nasce dall'Oriente, ma nasce da Spalato, perché già Diocleziano, imperatore, aveva costruito la sua casa così, con una grandiosa loggia al mare, gli altri tre lati verso terra, con torri che inquadrano le porte. Qui c'era la zona di rappresentanza del palazzo, qui invece le abitazioni per la corte. Dal punto di vista architettonico noi dobbiamo notare l'introduzione del cosiddetto fronton sirien, cioè il frontone con l'apertura centrale allargata. Esisteva già in Asia Minore, ma questo è l'esempio più occidentale che abbiamo. E poi soprattutto questo uso massiccio degli archi con le colonne, che vediamo sia sulla porta d'ingresso, la porta aurea, che si trova diametralmente opposta alla galleria a mare, e meglio ancora nel famoso cortile, che è ancora intatto, solo che nel 300 e nel 400 ci hanno costruito case veneziane dentro, creando un insieme tra i più belli e più bizzarri della storia dell'architettura. Spalato oggi è facilmente raggiungibile da Roma, da Ancona, eccetera. La Croazia pratica prezzi estivi convenientissimi, un giretto estivo da quelle parti lo consiglio veramente. Ma quello che mi interessa di più è che quello che avevamo visto come una rarità, cioè l'uso degli archi sulle colonne, qui diventa la prassi. E l'anno prossimo, quando studierete Urbino, scoprirete che Urbino, archi e colonne vengono da Spalato tramite architetti dalmati come Francesco Laurana. Quindi Spalato è uno dei posti più importanti per la storia dell'architettura italiana.
attorno ci sono tutta una serie di dive di date pratica, per cui tutta la zona dell'attuale Croazia è tutta da studiare, perché purtroppo i tristissimi avvenimenti del recente guerra hanno interrotto una tradizione di studi che non è il caso di condensare adesso in nuove battute, ma che ci conservava moltissime cose di questo periodo che invece l'Italia ha conservato piuttosto poco.